Vediamo cosa è possibile fare effettivamente con le maschere di livello di After Effects, in particolare qualche effetto. Cominciamo con il selezionare il nostro livello di testo. Premiamo Q da tastiera oppure selezioniamo lo strumento rettangolo. Andiamo a tracciare una prima maschera. A questo punto ne vogliamo chiaramente una seconda. Siccome la vogliamo proprio uguale, la selezioniamo e premiamo Command D e avremo maschera 2. A questo punto maschera 2 la selezioniamo e la spostiamo tenendo premuto Shift così rimane ancorata, così saranno esattamente allineate. A questo punto, siccome non è grande abbastanza, facciamo doppio clic e andiamo ad allargarla e premiamo invio per confermare l'operazione. A questo punto abbiamo maschera 1 e maschera 2 e possiamo animarle. Andiamo a un secondo e facciamo partire lo stopwatch, dopodiché andiamo a 0 selezioniamo una delle due maschere e la portiamo fuori, selezioniamo l'altra e facciamo la stessa cosa. In questo modo abbiamo questo effetto swipe in molto carino. Non ci fermiamo qui però, perché a questo punto andiamo a creare un'altra maschera e io qui ho sbagliato, ho creato un livello forma perché non avevo selezionato il livello testo. Ora seleziono il livello testo e creo un'altra maschera. Faccio doppio clic per editarla. Anzi, mi correggo, non faccio doppio clic, clicco semplicemente sul lato che voglio editare. La rimpicciolisco un po'. La metto a misura, magari la ruoto. Sì, la ruotiamo, in questo modo la facciamo un pochettino meno spessa e gli diamo invio. A questo punto andiamo su effetti e predefiniti, prendiamo l'effetto bagliore che avevo già cercato e lo applichiamo sul testo. Aumentiamo un po' di più il raggio così vediamo bene cosa sta facendo. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni, tra cui per esempio io potrei dirgli che lo voglio solamente in orizzontale. Quello che ci interessa però è applicarlo solamente sulla nostra maschera 3. Io lo voglio applicare sulla maschera 3, per cui vado in effetti, bagliore, c'è solo quello, opzioni di composizione, lo attivo e automaticamente mi va a prendere la maschera 1. Noi invece vogliamo la maschera 3. A questo punto io posso animare la maschera 3. Mi posiziono in questo punto e seleziono un keyframe. Mi sposto un po' più avanti, prendo la mia maschera e la sposto, tenendo premuto Shift, fino a farla uscire dal lato opposto. A questo punto la nostra animazione completa è più o meno così.